Ciao a tutti, oggi voglio portarvi un video in cui vi parlerò per la maggior parte del tempo. Questo video infatti tratterà di un argomento importante, come avete già intuito dal titolo, ossia del mio ultimo anno a Londra. Ma questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che ho deciso di portare una serie di video che documenteranno il mio percorso da adesso in avanti. Da adesso perché è finita l'università, siamo stati in vacanza, siamo tornati e effettivamente da ora inizia una nuova vita. Ma partiamo dall'inizio. Io vivo a Londra ormai da 2016, quindi sono 8 anni, quasi 9, e sono partito iniziando a lavorare nella ristorazione, come la maggior parte delle persone all'epoca faceva, e non sapevo cosa volevo, per poi in seguito iniziare un percorso di studi dopo la pandemia e laurearmi appunto quest'anno. Perdonate il casino alle mie spalle, ma c'è la casa sotto sopra. Comunque, tornando al discorso, io fin da quando ero ragazzino mi piaceva modificare foto, video, creare video del riassunto alla fine dell'anno per la compagnia di amici. E l'ho sempre fatto con il vecchio Windows Movie Maker. E poi iscrivendomi all'università, facendo un ramo del marketing, infatti il mio corso si chiama Advertising, Public Relations and Branding, ho avuto una materia opzionale a scelta e ho fatto video production. E mi sono innamorato comunque dell'ambiente. Quindi da lì ho capito che il mio futuro vuole essere in questo settore. Questo excursus è proprio per riallacciarmi al fatto del raccontare durante l'anno il mio percorso per quanto riguarda la mia carriera, cosa ne sarà, perché attualmente sono ancora cameriere in un ristorante a King Cross, ma non solo per quanto riguarda la carriera lavorativa, perché ho degli altri obiettivi. Voglio riuscire a raggiungere una forma fisica migliore, migliorare anche la salute, perché andando in palestra non solo migliora la fisicità ma migliora anche la salute. E oltre a questi ci sono degli altri obiettivi che mi sono prefissato, per cui mi piacerebbe documentare tutto ciò. E in realtà proprio qui che sta l'idea: io non voglio fare cose per realizzare video, ma voglio realizzare dei video su ciò che faccio, cioè ciò che mi appassiona, ciò che mi interessa, e quindi non vado a cercare cose apposta solo da portarle sul canale, perché penso che si perda un po' di genuinità. Ma in realtà voglio solo seguire con i video, con i contenuti, tutto ciò che mi passa per la testa, tutto ciò che mi piace, che mi appassiona e che voglio fare. Ma quindi adesso allora vi starete chiedendo: perché il titolo? Perché il mio ultimo anno a Londra? Perché questo nasce dal fatto che ci siamo dati, io e Angelica, un anno di tempo dopo la laurea per fare esperienze. In realtà lei vuole continuare un percorso di master, quindi le serve comunque un altro anno, in più a quello che faccio io, perché io mi sono fermato all'equivalente di una triennale. E quindi ci serve un altro anno per fare un po' di esperienza in campo lavorativo, ci serve un altro anno da passare qui per effettivamente mettere le basi per il nostro futuro. Il nostro futuro che ad oggi abbiamo pensato sia in Italia, quindi vorremmo tornare in Italia. Non è sicura, ma questa sarebbe l'idea, per il semplice fatto che la qualità di vita che c'è in Italia, e non parlo di quella lavorativa, è una qualità di vita che è superiore ed è, si avvicina di più a quello che cerchiamo noi. Poi sono sicuro che ogni paese abbia le sue difficoltà, ogni paese abbia i suoi pro e abbia i suoi contro. Infatti qua comunque male non ci troviamo, anche perché ci siamo stabiliti abbastanza bene. E sicuramente il problema lavorativo diventa uno scoglio abbastanza importante. Però penso che con un po' di sacrificio si possa ottenere quello che ci si è prefissato. Quindi appunto questo documenterà il mio ultimo anno a Londra, ma che può essere un anno di 12 mesi, non si sa,
è proprio questo il bello, perché può essere un anno di 12 mesi, più corto o più lungo, dipende da come andranno le cose. E io questa cosa la scoprirò insieme a voi durante tutto questo percorso. Quindi comunque, per farvela breve, questa sarà una serie di video che voglio portare sia come video diario, per me stesso, per vedere gli obiettivi e i traguardi che raggiungerò in questo periodo di tempo, ma anche per raccontarvi l'esperienza e portarvi con me e farvi immergere nella cultura inglese e per farvi vedere le differenze, i pro e i contro di vivere all'estero. Ok, appena finito palestra, arrivo a casa e vi finisco di raccontare tutto. E quindi quali saranno i futuri progetti? Beh, sostanzialmente quelli di cui vi ho appena parlato. E insieme a quello usciranno anche dei video sulla vacanza che abbiamo fatto. Mi raccomando, quelli non perdeteveli. E poi ci sono un sacco di idee e dipende tutto molto dalla situazione lavorativa, come cambierà, quanto velocemente cambierà, ma appunto questo farà parte del percorso. Quindi stay tuned e penso che ci aggiorneremo molto presto. Ciao! Comunque dimenticavo, se vi va fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa vi piacerebbe sapere di specifico che riguarda la vita qua nel Regno Unito, nello specifico a Londra. Se volete sapere qualche differenza particolare rispetto all'Italia o se avete qualche curiosità a cui posso rispondere. Quindi fatemi sapere. Ciao a tutti!